Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo ancora del terremoto e della messa in sicurezza di case e capannoni. Nella prima puntata abbiamo parlato delle case e di quali sono i lavori che possono rendere più tranquilli i proprietari rispetto al rischio sismico, specialmente in zone in cui in precedenza, come in Emilia Romagna, non erano considerate sismiche. In questa puntata parliamo invece dei capannoni. Nelle scosse di terremoto che sono state il 20 e il 29 di maggio in Emilia Romagna, in particolare nella seconda, il 29 di maggio, sono morte 17 persone. Buona parte di esse erano lavoratori, imprenditori e tecnici che stavano lavorando o effettuando delle verifiche all'interno di capannoni industriali recenti. Quindi abbiamo intervistato una serie di esperti per analizzare perché sono crollati questi capannoni e cosa si può fare per metterli in sicurezza. Professore, perché sono stati soprattutto i capannoni industriali a crollare nella seconda ondata sismica in Emilia? Ma dunque, in quella zona i capannoni industriali erano stati progettati per essere in una zona non sismica, quindi sono progettati alle azioni del vento, sono progettati ad eventuali azioni di serpeggiamento per movimenti di carro ponte se presenti, ma non sono progettati per assorbire movimenti sussultori e ondulatori tipici di un sisma. Solo oggi, cioè dopo il 2003, quella zona è diventata sismica. E si poteva evitare come? Ma io credo che tutte le volte che vengono introdotte delle forti discontinuità normative occorre mettere in campo anche un adeguamento di tutti gli altri edifici. In particolare per questi edifici, che sono edifici di grande qualità, non sono dei castelli di carta come qualche volta sono stati dipinti sui nostri mass media o nei nostri giornali. In realtà sono edifici di grande qualità, ma che possono essere facilmente irrobustiti attraverso l'introduzione di connessioni. Perché essendo edifici slegati e basati sull'attrito perché in zona non sismica, possono facilmente essere riadattati per diventare edifici capaci di assorbire le spinte sismiche in presenza di connessioni. Questo capannone ha resistito molto meglio degli altri per effetto del collegamento dei vari elementi strutturali prefabbricati. I chiodi lì che mancano in tutti i capannoni. E anche la lunghezza proprio stessa di quella collegamento, insomma. Vista così sembra una banalità da profano. Una banalità. Lei mi dice che basterebbe aver messo una vite o una trave passante per metterlo in sicurezza. Diciamo che questo è uno degli elementi fondamentali. Per quello che riguarda il quadro normativo, rimanendo sempre nell'ambito degli edifici industriali, quindi dei capannoni industriali, già la norma aveva previsto chiaramente fin dal 2003 che determinate zone d'Italia, praticamente tutta l'Italia, era considerata a rischio sismico. Quello che non era andato di pari passo era stata una norma sulle costruzioni che rendesse obbligatorio considerare queste nuove mappe di pericolosità. Quello che è avvenuto invece nel 2009, quando le nuove cosiddette NTC 2008, le norme tecniche per le costruzioni, hanno chiarito definitivamente la necessità di costruire considerando le mappe di pericolosità sismica del 2003. A questo punto quindi abbiamo una situazione normativa per cui tutti gli edifici realizzati a partire dal 2009 sono edifici che sono sicuramente presentano una resistenza sismica sufficiente e adeguata a quello che è la pericolosità sismica di tutti i siti, compresi quelli delle zone terremotate dell'Emilia. Per quello che invece attiene agli edifici precedenti, è stato chiaro con un nuovo decreto trasformato poi in legge che tutti gli edifici di tipo industriale vanno verificati per la loro effettiva vulnerabilità sismica, con una piccola differenza. In particolare, se il terremoto effettivamente subito durante gli eventi sismici di maggio è stato almeno almeno il 70% del terremoto previsto dalle mappe di pericolosità sismica, di fatto si considera che questo edificio è stato collaudato dal sisma, ha resistito al sisma.
Ci si ferma spesso a parlare di componenti strutturali, quindi alle strutture intelaiate, le murature portanti, eccetera, e qualche volta si trascurano quegli elementi che comunque possono essere fonte di gravi danni. E parlando di elementi non strutturali, sono i manti di copertura, le tramezzature, anche in questo caso controsoffittature, murature di tamponamento, tutti quegli elementi che non hanno una progettazione strutturale a monte e che quindi c'è bisogno, anche in sede di allestimento del cantiere, di mettere in evidenza. Altra esperienza che associa ovviamente le verifiche di agibilità che faccio come componente del nucleo di valutazione regionale rispetto all'esperienza con il cantiere è cercare di mettere in evidenza quali sono gli errori in sede esecutiva, praticamente quelle sottovalutazioni che vengono fatte all'interno della gestione del cantiere sulla errori costruttivi, quindi non mettere in opera quello che forse è correttamente stato progettato, facendo dei raffronti ovviamente con le conseguenze che poi uno va a vedere quando fa le verifiche di agibilità. Mancati collegamenti dei ferri d'armatura, delle travi con all'interno del nodo trave pilastro, staffe all'interno di alcune componenti strutturali che si perdono sempre in strutture in cemento armato, esecuzione di getti fatti male di calcestruzzo e situazioni di questo genere. Per rassicurare anche i proprietari e i titolari di questi piccoli capannoni, prima di tutto risalire all'epoca di costruzione dei capannoni, risalire alla documentazione progettuale che hanno in mano, perché alle volte esiste, alle volte non esiste. E quindi è importante riferirsi anche ai loro tecnici per capire bene quali sono i requisiti di resistenza dal punto di vista sismico che queste strutture industriali hanno. Ce ne sono di molte buone, perché in Italia ci sono strutture molto buone, ce ne sono di meno buone. Ecco, questo è il primo punto che posso dare. Oggi la normativa sismica italiana sui capannoni esiste, è buona, è una normativa che ha una valenza sicuramente a livello mondiale, perché è riferita un po' secondo le regole di tutto il mondo, quindi una buona normativa. Io consiglio ai titolari di rivolgersi a dei tecnici specialistici bravi, che ce ne sono tanti, ci sono dei bravissimi ingegneri, e che facciano fare una diagnosi, cioè dei raggi X alla loro struttura. Un altro argomento molto interessante sulla sicurezza sismica non è solo l'involucro esterno, l'involucro edilizio, il capannone, ma sono anche tutti i macchinari interni, tutte le impalcature, tutte, diciamo, quelle, le scaffalature e tutti gli impianti. E quindi anche questo è un altro tema che i proprietari di azienda devono pensare, perché bisogna intervenire anche in questi settori, che questo tema che portano dei danni notevoli. Il problema delle scaffalature, quando all'interno di un capannone, pensiamo a un centro commerciale oppure anche un grande magazzino, il grande magazzino stiva le merci su delle strutture, sono vere strutture interne che sono gli scaffali. Questi scaffali sono strutture che non hanno resistenza sismica, perché sono messi in piedi, sono molto labili, sono come dei castelli, e quindi, essendo di per sé delle strutture interne al capannone, ma poiché non hanno resistenza sismica, sotto azioni inerziali questi tendono a cadere, come in realtà la situazione dimostra. Quindi anche queste scaffalature, sto pensando alle scaffalature, ma sto pensando agli impianti tecnologici, sto pensando a tutti gli armadi che contengono dei contenitori elettronici o altre cose che non sono vincolate saldamente a delle strutture sufficientemente progettate, e quindi queste sono le prime a cadere all'interno, e quindi cadendo possono portare danni alle persone, ma soprattutto portano sicuramente molti danni, e quindi alla materia prima che contengono. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata che ha cercato di approfondire i rischi del terremoto per quanto riguarda i capannoni industriali. Vi ricordiamo che su YouTube, nel canale Edilizia Sicura, potete trovare la versione ampia con tutte le interviste di questa puntata.